Partiamo da Palermo, partiamo con la nona edizione del Tour di Edil Portale, quest'anno 20 tappe in giro per l'Italia. Storie di innovazione, storie di successi, noi siamo pronti per andare a scoprire e voi siete pronti a partire con noi in questo viaggio? Oggi siamo tornati con un grande concetto che è quello della casa 4.0, quindi una casa che diventa sempre più macchina dell'abitare. Siamo nel pieno di una rivoluzione enorme in cui la sostenibilità sta incontrando la tecnologia e ci sta spingendo in questo settore verso un futuro molto molto diverso, nuovo. La casa 4.0 dal mio punto di vista è una casa evoluta, una casa che dà all'individuo la sua capacità di esprimersi all'interno di un ambiente confortevole, salubre, sano, nel quale si possa fare finalmente prevenzione. Interessante, utile, da tanti spunti di riflessione sia eticamente corretto e poi anche tanti spunti di riflessione dal punto di vista tecnico. Quindi grazie, grazie per questo invito. Parlare di 4.0 e non parlare di circolarità sarebbe un errore, in quanto l'Europa stessa ci chiede ormai da un po' di passare da un'economia lineare a un'economia circolare, sostenibile, dove il riuso e la diminuzione dell'energia impiegata diventa un valore per tutta la filiera. Un'ottima impressione, ti si aprono determinate prospettive. Un edificio di energia netta quasi zero è un edificio che ha eccellenti prestazioni dal punto di vista termofisico, eccellenti prestazioni in termini di risparmio energetico, ma che nello stesso tempo è in grado di produrre energia, di generare l'energia che serve alla gestione dell'edificio stesso. Questo tipo di formazione ci dovrebbe più spesso, abbiamo la necessità di essere informati più spesso rispetto, quindi ben accetta e siamo venuti ben volentieri. Quindi il 4.0 che cos'è? Rinnovare l'ambiente con materiali intelligenti, con un qualche cosa che 4.0 è completamente riciclabile ed è fatto in materiale riciclato. La casa 4.0 è una casa che beneficia, diciamo, delle tecnologie cosiddette abilitanti dell'industria 4.0, una progettazione che beneficia della realtà aumentata e della simulazione, cioè di tutti quegli strumenti nei quali possiamo mettere i contenuti, li possiamo condividere e possiamo gestire il processo edilizio. La casa 4.0 senza dubbio è appunto il presente. Bisogna valutare soprattutto il comportamento dell'edificio, ma la centralità dell'utente all'interno dell'edificio, quindi anche il rapporto dell'edificio con l'utente e con l'ambiente appunto in cui vive. Comfort acustico e comfort termico, due temi che non possono rimanere estranei dal concetto di ristrutturazione e anche della nuova costruzione. Il comfort è benessere, è qualità di vita, rappresenta forse uno degli aspetti primari degli immobili e sono particolarmente da curare. Lo consiglio e consiglio sicuramente di approfondire gli argomenti che sono stati trattati perché è importante.